Guarda come sono bellina. E di sotto, disastro totale, ancora in pigiama, sono già le 4. Ragazzi, come state? Bene? Bene, 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 bene. Allora, ho messo un post su Tumblr l'altro giorno con scritto: ciao ragazzi, se avete dei problemi da risolvere, mandatemeli anonimamente e risponderò ai problemi nel prossimo video. E ho scoperto che i miei follower sono un branco di matti, ma veramente. Avete dei problemi seri. Allora, io non sono laureata in psicologia, non sono laureata in generale, ma ho vissuto già 17 anni su questo pianeta di merda, quindi io vi posso aiutare con i vostri problemi con le mie esperienze personali. Quindi se non ha voglia di pagare tantissimi soldi per andare dallo psicologo o la psicologa, io sono qui per voi. Quindi, cominciamo! Welcome to Psicologia Time! With Chiara. Allora, prima domanda. Sono incinta, ma non so come dirlo a mia madre. Aiuto! Allora, questo problema si può risolvere facilmente. Non glielo dire. Aspetta, ora lo spiego. Mangia almeno 3 kg in più al giorno di cibo. Almeno 3 kg. Poi ingrassi e ingrassi così tanto che non puoi nemmeno vedere la pancia col bambino dentro. Non vedi un corno. Sarai solo grassa. Chiara, sei incinta? Ma no, mamma, sono solo grassa. Ah, ok. Seconda domanda. Non studio mai un cazzo e voglio saltare l'interrogazione di matematica. Come faccio? Un bacio, Giorgio. Molto semplice, se non vai a scuola, la prof non ti può interrogare. Caporale interrogata. Prof, la caporale è assente. Ma da quando? Beh, dal primo giorno. Terza domanda. A Capodanno mi sono ubriacato a merda, bravo, e ho messo delle foto su Facebook. Mia madre le ha trovate e ora mi vuole ammazzare. Tipo, non mi fa uscire da un mese. Aiuto, ho voglia di alcol! Allora, prima cosa, se hai tua madre tra gli amici di Facebook, non mettere le foto sbronze di te che balli in discoteca, che bevi, che fai gli sciottini, ma che cavolo fai? Se tua mamma li vede, ovvio che ti ammazza. Comunque, io ti capisco, cioè, io vivo in America, sono mesi che non posso bere, uscire, divertirmi. Comunque, quarta domanda. Mentre stavo baciando questo ragazzo in discoteca, ho vomitato. Oh, porca miseria. Il problema è che il prossimo fine settimana la mia migliore amica vuole fare una festa in quella discoteca e ci sarà anche quel tipo. Come faccio? Allora, in prima liceo mi succedeva la stessa cosa. Ogni volta che uscivo con un ragazzo avevo voglia di vomitare e un paio di volte ho vomitato veramente. È solo che ero molto ansiosa e tipo il fatto che dovevo uscire con un ragazzo e non sbagliare a dire qualcosa, eccetera. Mi faceva venire gli urti di vomito, quindi io vomitavo ovunque, ovunque. Meno male sta cosa è passata, grazie a Dio. Comunque chi se ne frega, tanto lo rivedi questa volta, mica lo devi sposare. Allora, quinta domanda. Ciao Chiara, senti, ho un problema veramente grave. Mio cane piscia ovunque e lo fa apposta, perché dopo mi guarda come se avessi vinto un premio. Boh, aiuto, non so come fare. Senti, io non sono esperta, però forse un pannolino da bambini sarebbe utile, o non so se lo fanno da cani, però, cioè, se vai anche in farmacia e gli chiedi un pannolino per un bambino, sicuramente è la stessa cosa, cioè lo metti come se fosse un bambino. Ma sinceramente non so come rispondere a questa domanda, mi dispiace tantissimo. E con quella domanda molto molto interessante, direi che abbiamo finito per oggi. Allora ragazzi, grazie per tutte quelle domande splendide. Non ho risposto a tutte le domande perché molte erano false, ovviamente c'è delle cazzate assurde, tipo il mio dinosauro è scappato e non lo ritrovo più, ma ovvio che non è vero. E comunque se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su e iscrivetevi al canale e poi c'è anche un canale in inglese, se volete andare al canale inglese, lascerò un link nella descrizione. Ma iscrivetevi anche a questo canale che carico un video ogni giovedì e non so che altro dire. Beh. Comunque spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!